Un consiglio straordinario che non porta nessuna novità. Abbiamo da una parte un documento scritto e corposo che racconta dati, storia di quello che è il volano trainante d'Italia, super bonus, e da quest'altra parte la super propaganda. Il governo di centrodestra che chiede al governo di centrodestra di dare una soluzione a quelli che sono i problemi, dimenticando il decreto vergogna di qualche giorno fa, dimenticando che non più di qualche settimana fa dalla giunta di questa regione arrivano due proposte di legge, dopo la nostra proposta di legge. Oggi sembra tutto il contrario di tutto e le dichiarazioni del presidente Marsiglio sono imbarazzanti. Capisco che è il suo partito e capisco che deve difendere il partito, ma oltre ad aver offeso per tutto quanto il Consiglio i suoi colleghi, i suoi compagni di viaggio all'interno di Regione Abruzzo, dicendo che sono state fatte cose mostruose, non è stato in grado di dare una sola risposta e una sola soluzione a quelle che sono le imprese, a quelli che sono i cittadini, a quelli che sono i lavoratori. Super bonus contro super propaganda.